arrivo a Kathmandu ci precipita in un mondo altro. Il traffico e l'aria irrespirabile, la povertà, i rifiuti, le nuove tecnologie del web, la percezione di una forte cultura spirituale, tutto convive in apparente e caotica contraddizione. Si crea immediata e irreversibile la distanza dal benessere un po' gretto, arruffato ed egoista della nostra Italia. Siamo in viaggio e siamo anche in gioco. Un'armata brancaleone di storie, provenienze ed età diverse, accomunati per ora solo dalla voglia di andare nelle montagne più famose del mondo e dalla speranza che ciascuno di noi si porta in cuore. Non sappiamo ancora se altro ci lega, se altro ci legherà. Certamente non siamo provetti alpinisti, né antropologi in cerca dello Yeti, né geografi smaniosi di apporre linee altimetriche sulle carte. Eppure siamo in viaggio di scoperta. E come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta consiste nell'avere nuovi occhi. Da Kathmandu ci si inoltra nell'area dell'Annapurna, uno degli 8.000 metri del Nepal, forse il più difficile da scalare. Il raggiungimento dell'alto, l'elevazione, passa attraverso un purgatorio di strada carrozzabile che anno dopo anno procede a suon di scalpello. La montagna viene tagliata e poi pulita, cadono le frane e la strada viene riaperta. È una lotta titanica tra la potenza della natura e le braccia di centinaia di giovani operai. Sembra di muoversi su esposte cenge dolomitiche, senza nessuna sicura. Ogni curva nuovi precipizi. La strada procede, lenta, solcata da precipiti cascate, arricciata sui poderosi contrafforti delle montagne. Lungo il percorso c'è chi intreccia ceste di ferro per contenere le frane, chi sminuzza con i martelli la pietra per farne breccia, chi affonda gli scalpelli nella roccia friabile. E la strada, percorribile solo con potenti quattro ruote motrici, continua a salire. Sembra un capriccio dell'uomo contro la volontà di Dio. Una torre di Babele. Venite. Costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Facciamo i conti con le nostre paure, ognuno in silenzio con se stesso. Finalmente facciamo tappa a Koto, dal nome di una sonorità giapponese. Abbandoniamo i polverosi cantieri stradali e ci ritroviamo insieme, in attesa che inizi il vero viaggio. Ma sappiamo che dentro di noi qualcosa è già iniziato. La mattina presto ci dirigiamo a nord, verso la frontiera tibetana. L'ingresso nella valle è un varco stretto, un passaggio obbligato. Lo attraversiamo e percepiamo una cesura che è un nuovo inizio. Pur in Nepal, entriamo in Tibet, nella valle di Nahar e Fu, tra le genti provenienti dall'altra parte dell'Himalaya. Oltre quel varco non c'è più il tempo. Oltre, l'uomo non costruisce torri, non violenta la natura e i suoi cicli. Stiamo entrando nello Shangri-La. Fatica del passo che sale, lento, guardando intorno un mondo diverso, accompagna pensieri disordinati. Ricordi scolastici dell'isola di Utopia,
e poi il mito post-illuministico dei paradisi perduti, alla ricerca dell'essenza profonda dell'essere umano, fuori dalla civiltà corruttrice, immerso nella natura primordiale. E ancora il mito dei popoli indigeni felici e Robinson Crusoe. Poi, nel primo trentennio del XX secolo, la prima crisi di valori dell'uomo scientifico e del razionalismo dà un nuovo impulso alla ricerca di una strada diversa. Così si cominciò a favoleggiare l'ipotesi di un popolo felice, nascosto in una qualche valle inaccessibile della Terra. Un popolo incontaminato e preservato dal suo stesso isolamento, probabilmente chiuso da qualche accesso remoto. Fu chiaramente collocato nell'area geograficamente e cartograficamente più nebulosa del globo, la catena himalayana. Nel 1933 fu lo scrittore Hilton che diede corpo alle fantasie su quella terra ignota con il romanzo Orizzonte perduto e chiamò quella valle felice Shangri-La. Il successo di questo romanzo nella società dell'epoca diede origine al mito. Così sognatori, avventurieri ed esploratori provarono a trovare, senza successo, questo paradiso perduto. Una valle, si diceva, accessibile solo tramite un varco, un ingresso improbabile, impossibile, fantastico e simbolico. I nostri pensieri non sono forse così chiari e schematici, ma c'è la percezione che stiamo entrando in una comunità e in una dimensione nuova, vera eppure immaginaria. Il ricordo del romanzo di Hilton scaturisce dai nostri stessi passi che accompagnano i pensieri e da quello che vediamo e dalle poche impressioni che ci scambiamo. Torna alla mente quel luogo racchiuso nell'estremità occidentale dell'Himalaya, nel quale si vedevano meravigliosi paesaggi e dove il tempo si era quasi fermato, in un ambiente di pace e tranquillità. Shangri-La era organizzato come una comunità perfetta. Qui erano bandite, non a norma di legge, ma per convinzione comune, tutta una serie di umane debolezze: odio, invidia, avidità, insolenza, avarizia, ira, adulterio, adulazione. L'occupazione degli abitanti era quella di produrre cibo nella misura strettamente necessaria al sostentamento e trascorrere il resto della giornata nell'evoluzione della conoscenza interiore, della scienza e della produzione di opere d'arte. Quelle memorie letterarie ci aiutano a liberare il viaggio che è iniziato anche dentro di noi con la paura della fatica, delle pendenze, dell'altitudine e della mancanza di ossigeno, esposti ai rischi del meteo e del freddo, insieme alle curiosità verso sapori e modi d'essere tanto diversi e alla voglia di misurare il nostro corpo con le spiritualità che ci animano. Ed anche nelle parole, e forse nei pensieri, è il noi che prevale e spodesta il regno dell'io. È chiaro che l'impresa si fa solo tutti insieme, ed essere insieme ci aiuta a trovare i punti in comune. L'ascesa sembra procedere agevolmente tra boschi fatati, valli da sogno e nel tripudio delle acque. Il varco forse è solo dentro di noi. Ed invece all'improvviso si para davanti a noi una montagna insormontabile. È la fine dei nostri sogni. È la fine del nostro procedere. Nessun accesso per continuare. È un sibilo di vento che ci investe all'improvviso. È il segno di un passaggio. I portatori si infilano allora dentro un cunicolo nascosto da una cascata d'acqua. Eccolo, è il varco. La fenditura nella roccia, il varco nella montagna, nascosti dalla natura rigogliosa, che lasciano intravedere l'antro o il cunicolo, rappresentano una delle prime e più potenti ierofanie del passaggio. Penetrare nel varco è un atto sacro di conquista, conoscenza di uno spazio altro, diverso da quello che l'uomo frequenta, conosce ed utilizza in maniera funzionale alle sue esigenze di sopravvivenza. È l'atto simbolico effettuato in uno spazio simbolico.
Camminare nello Shangri-La produce l'effetto di un obnubilamento delle abitudini. A cosa servono i giornali e le auto? I computer e i telefoni? Non serve più asserire «anche io ci sono». Inutili le presentazioni e i saluti. Inutili forse anche le parole. La fatica si assottiglia. Il bagaglio diventa sempre più leggero e i passi sapienti. Il purgatorio resta alle nostre spalle e l'ascesa fa sorridere gli animi verso la luce più tersa del cielo. Se sei pronto a lasciare il padre e la madre, e il fratello e la sorella, e la moglie e il figlio e gli amici, e a non rivederli mai più, se hai pagato i tuoi debiti e fatto testamento, se hai sistemato i tuoi affari e se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino. Vive a Shangri-La, festeggia sempre l'alba e si fa cullare dal tramonto. La sua casa non ha bisogno d'essere dipinta, perché non è importante distinguersi dal vicino, cosicché i villaggi sono un tutt'uno, come vecchi presepi adagiati sulle coste montane. Non ci sono performance architettoniche né stupri ambientali, perché i villaggi sono tutt'uno anche con la montagna. Costruire una casa non ha bisogno di permessi degli uomini, ma solo di quelli divini, per cui ognuno può costruire con le sue mani tutte le case di cui ha bisogno. Se arriva l'inverno e la casa di Fu è troppo esposta al vento e alla neve, allora si prendono gli armenti e ci si sposta più a valle, nella casa di Chiang. Solo i templi non si spostano mai, perché Dio non ha né freddo né fame. Gli uomini e le donne qui non lottano mai rabbiosamente contro la natura per modificarla, ma umilmente ad essa si adattano. Non c'è lotta titanica per conquistare una vetta, nessuna prestazione sportiva, ma solo una grande capacità di trovare il sentiero migliore, quello concesso dalla montagna. Uomini e animali percorrono ininterrottamente discese e salite solo se spinti da esigenze primarie di sostentamento, con quella serenità che sembra divina saggezza. Si fa tutto con calma, con quell'equilibrio di cui si è perduto in Occidente perfino il ricordo. Noi corriamo che ci manca il fiato. Essi hanno il tempo per dimenticare il tempo, che è il segreto per vivere ancora con se stessi. Vorremmo sederci con voi, a godere degli ultimi raggi di sole, parlare con voi dell'inutile ed essere capaci, come voi, di quei lunghi silenzi pieni di nulla. Ma il nostro viaggio di scoperta non è ancora compiuto. Dobbiamo procedere. Il nostro cammino è ancora lungo ed in salita.
Camminando pur vicini nelle contrade di Shangri-La, molto spesso ci si ritrova soli, piacevolmente soli, come forse non siamo stati mai. Il mondo in queste solitudini sembra un sogno lontano, uno di quei rari momenti in cui il nostro io pare quasi liberarsi dal legame della realtà contingente. Attorno vette scintillanti, pareti precipiti, ghiacciai minacciosi, fiumi e cascate rombanti. Capita di temere tanta bellezza e sentirci fragilmente schiacciati da tale rappresentazione di potenza. Arrivare alla sommità della valle può turbare le menti più ottuse, sgretolare le vanità e le certezze. È come tagliare l'ancora e lasciarsi andare ai marosi. Come il guerrin meschino ci sentiamo in balia dell'ignoto. Il nostro incedere diventa lento e pesante, le membra infreddolite, il respiro affannoso. Pochi passi e siamo piegati sulla nostra finitezza. Ma ripartiamo. Altri pochi passi e ci chiniamo a dimenticare il nostro passato. Siamo lì, profondamente lì, senza più proiezioni né ricordi. Hic et nunc, nient'altro. Pienamente pieni di quella rinascita che è lì, a portata di mano, sul passo Kangla, a oltre 5.300 metri. L'ultimo sforzo, il più duro, quello di quando hai creduto d'aver finito ed invece raschi il fondo delle tue risorse. Sulla sommità ci abbracciamo senza parole, con lacrime di gioia e fatica. Non si può restare sempre sulle vette. Bisogna ridiscendere. A che pro allora? Ecco, l'alto conosce il basso. Il basso non conosce l'alto. Così affermava René Dumas nel suo Monte Analogo. Addio allo Shangri-La, che ci sorride ancora assolato. Dall'altro versante, la valle del ritorno al mondo di sempre, che ci sferza con nuvole, neve e folate gelide. Ma all'uscita dal varco superiore, come nell'archetipo, come per i cavalieri erranti penetrati nelle viscere del regno della regina Sibilla, diventa improvvisamente priva di ostacoli e difficoltà. Il ritorno al mondo è fluido e senza intoppi, senza più stanchezza. I nostri occhi ora sono diversi. Sanno guardare tutto più chiaramente, liberamente, e sono finalmente permeabili alla bellezza che ci circonda. È una sensazione nuova che solo le parole di Giuseppe Tucci sanno rappresentare. Mi piace non fare programmi, lasciarmi trascinare come un fanciullo, ma poi saltare alla reazione come un gatto che esca dal nascondiglio, come un gioco dell'intelligenza e della volontà, fra l'ostacolo dell'inerzia e le risorse dell'astuzia. Ecco perché mi sento molto a mio agio in questi viaggi. Non soltanto, voglio dire, perché la ricerca è la mia missione, ma perché essi rappresentano un'evasione dalla barbarie mascherata e conformista in cui di giorno in giorno precipita la vita, tutta uguale, malgrado l'apparente diversità in superficie. Un affondarsi nella massa o un diluirsi nel comune, senza speranza di quella libertà dogliosa ed enigmatica, nella quale l'uomo si ritrova solo con la propria luce ed il proprio buio.